Amici telespettatori, ben ritrovati per un nuovo appuntamento settimanale che ci porterà a conoscere l'Europa sotto un aspetto diverso rispetto a quanto normalmente sentiamo nel corso delle cronache quotidiane. Non un'Europa delle imposizioni, delle regole, dei vincoli, ma un'Europa che offre interessanti opportunità ai cittadini. Dai palazzi delle istituzioni europee di Bruxelles non escono solo diktat nei confronti del nostro paese. L'Unione Europea dispone anche di appositi fondi che aiutano gli Stati membri a crescere e a svilupparsi. La provincia autonoma di Trento realizza, grazie al sostegno dei fondi strutturali europei, gli investimenti chiave per lo sviluppo della società e del sistema economico trentino, intervenendo negli ambiti più sfidanti e innovativi. Innanzitutto impariamo a conoscere due sigle. FSE, Fondo Sociale Europeo, è il principale strumento utilizzato dall'Unione Europea per sostenere l'occupazione, aiutare i cittadini a trovare posti di lavoro migliori e assicurare opportunità lavorative più eque per tutti. L'FSE investe nel capitale umano dell'Europa. FESR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, mira a consolidare la coesione economica e sociale dell'Unione Europea, correggendo gli squilibri fra le regioni. Opportunità è quindi la parola d'ordine quando si parla di fondi strutturali. L'Europa costituisce non solo vincoli e regole ferree da rispettare, ma costituisce anche una grande opportunità per il nostro territorio. L'Europa può contribuire allo sviluppo del nostro territorio, allo sviluppo delle nostre imprese, ma soprattutto del nostro capitale umano, che è fattore fondamentale. Abbiamo il Fondo Sociale Europeo, che afferisce di più allo sviluppo del capitale umano e quindi alla crescita personale, e abbiamo il Fondo FESR, che invece riguarda più l'ambito industriale, l'ambito aziendale e imprenditoriale, con l'innovazione e la crescita imprenditoriale sotto questo aspetto. Chiaramente l'obiettivo di questa giunta è implementare maggiormente questa ricca fonte che proviene dal nostro continente, dalla nostra amministrazione continentale, e rendere a disposizione del territorio, delle strutture provinciali, ma anche degli interlocutori che sul territorio lavorano, ma anche nel mondo privato, tramite la costruzione di progetti e bandi, la possibilità di sfruttare appunto occasioni di crescita che possono riferire sia all'ambito familiare, con le politiche di incentivazione della conciliazione lavoro-famiglia per quanto riguarda donne e genitori, ma sia e soprattutto per il settore che più mi riguarda, per la crescita delle imprese, crescita dimensionale, ma soprattutto crescita nell'innovatività, quindi attività di ricerca e sviluppo sul territorio e quindi anche importanti ricaduti sui nostri centri di ricerca. Tanto per fare un esempio, ultimamente sono stati investiti più di 25 milioni di fondi FESR sia sulla Fondazione Bruno Kessler che sulla Fondazione Edmund Mack, sull'Università tramite Cibio e anche sul Polo della Meccatronica con i laboratori della Prom Facility. Quindi opportunità e possibilità in più che l'Europa fornisce e occasioni ovviamente da cogliere. Il Fondo Sociale Europeo opera in Trentino principalmente su tre grandi tematiche: il sostegno all'occupazione, l'inclusione sociale, con interventi per la conciliazione famiglia-lavoro e gli interventi per l'inclusione delle persone svantaggiate, infine l'istruzione e il potenziamento del capitale umano e la sua internazionalizzazione, che si traduce principalmente nel potenziamento delle competenze nella lingua inglese e tedesca. Nelle prossime settimane andremo a conoscere da vicino come vengono distribuiti sul territorio trentino i fondi strutturali europei.